buonasera a tutti e soprattutto buon divertimento per quello che è già successo e quello che magari succederà. Da 5 giorni in onore di San Rocco si è conclusa con un concertone che ha fatto ballare migliaia di turisti. Il mix di buona musica, gastronomia, tradizioni, riti, fede e cultura funziona. È l'invocazione del santo nel segno della vittoria del positivo e della pace. Un colpo d'occhio straordinario, veramente un evento, quello che si tiene qui a Torre Paduli, che è un classico ormai del Salento, dell'estate salentina. Un'estate salentina che si caratterizza per questi straordinari, belli, bellissimi eventi e soprattutto per una volontà forte che qui si concretizza grazie al presidente della Fondazione nel recupero di quella che è la nostra storia, di quelle che sono le nostre tradizioni. Sul palco di Largo San Rocco si sono esibiti musicisti di spessore, da Cesare Dell'Anna a Enzo Avitabile, ma c'erano anche i tamburellisti di Torre Paduli, Mariglia, Cesco, Puccia degli Aprè la Classe e altri, che poi hanno lasciato la scena a notte inoltrata all'esuberante Morgan. L'ex leader dei Blu Vertigo è stato un ospite d'onore graditissimo. L'anno scorso la scena fu tutta per Vinicio Capossela. 7 ore di musica e danze per le strade di Torre Paduli, bella e magica frazione di Ruffano. Morgan ha riservato come sempre interessanti momenti musicali ai suoi fan, tra sperimentazione e successi intramontabili. Il concertone è stato prodotto da Cesare Vernaleone e presentato dall'attrice Rosaria Ricchiuto insieme al noto regista Giovanni Veronesi. La Fondazione Notte di San Rocco, presieduta da Pasquale Gaetani, è riuscita in questo modo a far danzare migliaia di turisti per le strade di Torre Paduli, anche dopo il 15 agosto, giorno in cui si celebra la vera Notte di San Rocco, con le famose ronde e la danza delle spade. Dove ci sono le tradizioni popolari, quelle più autentiche, Telerama c'è. Non potevamo mancare, anche se abbiamo avuto un attimo, devo dire la verità, di imbarazzo, quando arrivavano delle voci di una sponsorizzazione che noi non condividiamo. Avete fatto benissimo a non accettare i soldi della TAP. Vi assicuro che il sacrificio per mettere su una manifestazione di questo tipo è stata altissima, con poche risorse a disposizione. E noi Telerama abbiamo investito ancora una volta, perché quando c'è il sapore vero, quello autentico del Salento e delle nostre radici culturali, noi ci siamo. No alla TAP, sì a San Rocco. Una delle battaglie di Telerama, una delle tante. Zimba, canto stanotte alla luna, più bella cosa non c'è. Spero mi porti fortuna e allora canto e canto per te. Zimba, canto stanotte al mio mare, sento il bisogno perché l'anima sembra volare, l'orizzonte sì proprio da te. Se sono triste, guardo il sole volvente, faccia quel sapore che...